Ragazzi, sapete qual è la cosa più strana che mi sia mai capitata di vedere in una chiesa? E no, non è la signora anziana che quando ero piccolo faceva gli assoli di Osanna e ad ogni singola messa, ma un coccodrillo del Nilo imbalsamato che ho trovato in un santuario di Verona. Una leggenda narra che questo rettile gigante nel 1600 abbia risalito il fiume Adige fino ad arrivare a Verona mangiando di qua e di là bestiame, pescatori e ogni tanto il suo cibo preferito, succulenti bambini. Il mito non ha tuttavia alcun senso per svariati motivi, eh. Giusto per dirne uno, anche gli ultimi coccodrilli che sono migrati dall'Africa fino alle nostre coste lo hanno fatto in ogni caso nel tardo neogene, quindi milioncini di anni fa, non 400. Una seconda leggenda parla di un esemplare liberato nelle campagne veronesi, ma la presunta vera storia racconta di un crociato che avrebbe portato in Italia un coccodrillo impagliato e che questo sia finito al santuario nel 1608 come dono affinché la marchesa bevi l'acqua all'Azise, discendente del soldato e gravemente malata, potesse venire miracolosamente salvata. La donna sarebbe dunque guarita e il santo coccodrillo fissato come un salame al soffitto.